era fino all'entrata, poi quando ho suonato lo tolgo. Ah, avevo pensato chi. Sì. Boh, no, qui in giro la maschera la usano poco, ma io la metto quando vado in tram, in treno. Quello sì. È meglio così, no? Sì. Qui siamo veramente in mezzo, credo. Ho sentito una alle news. Molto difficile. Lo so, vi pensiamo forte. Muoiono 1200 persone al giorno. Al giorno, ai ai ai. Beh, ma qui anche abbiamo avuto triste crisi prima, adesso stiamo uscendo piano piano. Sì. No, io ho parlato per esempio lì con la Chiara negli Emirati Arabi anche. Sono presi a casa da 4 mesi magari. Non escono veramente. Poi io sono stato 3 mesi in casa. 3 mesi tutti li ho fatti. 3 mesi in casa. Ah, così? Ciao. Ecco. Allo. Ecco. Arrivano i nostri amici. Lì. Arrivano, siamo in 8 adesso. Oi Pedro. Bene. E Gio, ciao a tutti. C'è Pedro, c'è... Puoi disligare il tuo cellulare, Marisol? Aspetta che io spengo. Pedro, il nostro direttore. Quante iscrizioni stai, Pedro? Non sei, ho certo. Ecco, ciao Pedro. Ciao, ma. Chiudo il telefono allora. Ci siamo. Tutto bene? Tutto bene. Bene, bene. Well, grazie mille per... I can't speak in Italian. I don't know. I will keep in English. Sorry. But thank you very much again for your time, for answering the It's a pleasure. I will just ask one thing. Better, I will be here. I will just turn off my camera. But I will leave it with Michel. Michel, você faz a mediação. Eu acho que fica muito mais fácil. Se surgir alguma dúvida de questões técnicas, qualquer coisa, eu vou estar aqui. Tá bem? Ok. Beleza. Se lui me ha detto que se ho bisogno per qualche cosa tecnica, de arti, queste cose. Lui c'è, come l'angelo custode. Esatto. Bene, aspetta, chiamiamo un po' in avanti. Va bene l'inquadratura? Benissimo. Professionale. Professionale? Ah, come al bar. Salute. Salute. L'importante è che si vede il violoncello dietro, eh? Sì, vero. Non lo so quanto siamo, questa è la domanda. Aspettiamo ancora un minuto e... Sì, che ora è? Allora la campana di Zurigo suona adesso. Sono esattamente le 4. Le 9. Qua. Ecco, bene. Bello, no? Avete... Questo, la primavera a Zurigo o in Svizzera era sempre bello, no? Con questa luce fino alle 9 di sì, sera. Sì, sì. Finalmente, sì. Finalmente, vero. Comunque oggi al parco è arrivato un uragano. Siamo scappati. Siamo scappati tutti. Quanti? Luis Felipe, Ellen, Daniela, Cassiano, Camilla, Carolina. Sono tutti allievi all'Istituto Bacarelli. Sì. Sono tutti violoncellisti o avete anche adesso in questa... Questo chi si è collegato? Pedro può rispondere meglio... Di tutti meno, tutti violoncellisti, sì. Ah, benissimo. Allora parliamo di Tiago, Cantè, Carolina. Todos cellistas. Sì, ma a Carolina sta in Carolina. Tiago tá aí, Tiago? No. Tiago ainda não. Eles devem estar entrando. Ok. O Luiz está aí, se você quiser, pode começar com ele, ter uma pergunta dele. Acho que seria legal se o Messi falasse um pouco sobre ele, sobre a carreira dele, um pouco. Conta como ele começou no violoncelo. Uhum.
daí no, aí depois a gente abre para perguntas. Carolina de Salvo. Ah, Carolina, sim. Ok, cominciamo, dai. Va bene. Ciao a tutti. Então, eu gostaria de, em nome do Pedro e meu, em nome do Instituto Bacarelli, agradecer ao professor Mattia Zappa, que é um cellista amigo meu, cellista da Tonhalle Orquestra de Zurique, na Suíça, que está cedendo o tempo dele para essa conversa, né? E é muito bom tê-lo aqui. Tante grazie per accettare questo invito, Matt. Grazie a voi per l'invito. E adesso io credo che possiamo cominciare, se tu puoi parlare, questa è stata un'idea di Pedro, se tu puoi parlare un po' di come è iniziato la musica, come è iniziato nel cello. Io lo so che il tuo padre è un grande musicista svizzero, magari possiamo dire anche qua questo. E... Sì. Appunto, mio padre è un musicista folk, jazz, anche rock, suona la chitarra elettrica. Sì. E quindi abbiamo sempre avuto musica in casa. E então, nel periodo in cui io ho iniziato il violoncello, quando io avevo 7 anni, mio padre suonava con un violoncellista, faceva dei concerti con lui e abbiamo deciso di prendere lui come maestro e ho iniziato piano piano a prendere lezioni da lui. Então, o que ele fala é o seguinte, ele veio de uma família de músicos, né? O pai dele é um grande músico pop e folclórico lá no, na região chamada Ticino, que é a Suíça italiana, a parte italiana. E na época, quando ele tinha 7 anos, o pai dele estava fazendo concertos com um violoncelista. E ele gostou bastante do instrumento e ele pediu para esse amigo do pai dele ser professor dele. Então, tutto cominciò con 7 anni. Mm. E quindi poi i primi anni sono andati avanti piano piano, passo passo, ma sempre ascoltando diversa musica. Infatti in casa non c'era la musica classica quasi, c'era pochissima musica classica. Sentivo molto folk, rock, sentivo i Beatles, sentivo la musica inglese, rock, i Rolling Stones. E quindi forse all'inizio è partito un po' diverso, non avevo questi esempi classici come invece tanti altri musicisti hanno, ma la musica classica l'ho scoperta dopo, qualche anno dopo. Isso è ben interessante, che o contatto con la musica classica ele teve molto depois, né? Perché na casa dele eles ouviam rock ou música folclórica suíça. Então ele teve mais contato com Beatles, Rolling Stones e toda essa parte mais pop e muito depois que ele teve esse contato com a música clássica. Então fugindo um pouco desse estereótipo. Uhum. E dopo? E dopo ho iniziato però nella musica classica, c'è stata una accademia classica, un po' come l'Istituto Baccarelli, in cui io potevo fare orchestra, solfeggio, quelle cose che sono molto importanti per non solo avere lo strumento, ma anche tutto quello che sta attorno alla teoria, un po' lo stile della storia della musica, per capire un po' questi altri elementi. E quindi ho subito cominciato a fare molta musica da camera e orchestra anche. A che età è stato questo, più o meno? Dai 12, 13, 14 anni, sì. Ma proprio tanta musica da camera. 5, 6 gruppi, quartetto, quintetto. Então, a partir dos 12, 13 anni, daí che começou a ter una base teórica, ele começou a fazer bastante música di camera, análise, história da música. Então, ele começou a ter aula di teoria, né? Aí che ele compara com... con voi in Istituto Bacarelli, questo che lui sta dicendo. Sì, quindi... E solo più tardi, poi, quando avevo l'età del liceo, quindi verso il 17, 16, 17, 18 anni, ho cominciato il conservatorio di Lugano, che era una scuola professionale. E, è stato un periodo molto duro perché avevo il liceo da una parte e il conservatorio il sabato e la domenica, quindi ogni giorno della settimana era pieno di lezioni. Ho dovuto veramente impegnarmi moltissimo per 4 anni
Però il vantaggio è stato che ho preso la maturità liceale e il diploma di conservatorio allo stesso anno. Quindi è stato un momento molto intenso. E com 16, 17 anos, ele foi para o conservatório de Lugano, né? Que não é um conservatório profissional, mas é um conservatório que ele fazia à parte. Então, ele tinha a escola normal, digamos, o colegial, e de sábado e domingo ele tinha conservatório. Então, ele acabou se formando no colegial e no conservatório no mesmo tempo, e foi um momento bem intenso da vida dele. Uhum. Quindi fino al diploma, a 18 anni ho fatto il diploma di insegnante di conservatorio, di violoncello, e quindi ho potuto finalmente decidere cosa fare, perché fino a lì era andato tutto molto naturale, senza pensare molto, no? Fai una scuola, poi entri nella prossima tappa, poi la prossima tappa. E invece dopo il diploma ho dovuto decidere da chi andare a studiare, di scegliere un maestro che mi continuasse a formare per i prossimi anni. E lì sono andato a New York. Ah, entendi. In quel momento lì ho fatto un cambiamento molto grande e importante nella mia vita. Sono andato a studiare a New York per un anno. Perché New York? Tu sei andato alla Giulia direttamente con 18 anni? Direttamente, dopo il diploma, sì. Ah, então daí aconteceu uma coisinha básica, assim, com 18 anos ele teve o diploma de cello dele no conservatório ali na Suíça italiana, e depois ele teve que decidir com quem estudar, e ele conseguiu passar, ser admitido na Juilliard School de Nova York. Então, ele, com 18 anos, ele já estava na Juilliard. E quello è stato un cambiamento grosso, perché Lugano era un conservatorio molto piccolo, c'erano pochi violoncellisti, c'erano pochi scambi anche culturali, e c'erano pochi altri violoncellisti in cui avere un esempio, in cui ispirarmi. E quindi, perché era un conservatorio appena nato, era ancora piccolo. Sì. Quindi andando a New York, in questa grandissima scuola, al Lincoln Center, proprio in centro a Manhattan, è stato uno shock, perché lì naturalmente c'era un altro ritmo, c'era un altro numero di musicisti che a un certo punto mi hanno veramente scioccato, c'era un livello altissimo. E lì ho cominciato veramente a trasformarmi, a lavorare veramente molto più in modo professionale, molto più rigorosamente. È stato un momento di grandissimo sviluppo, sì, ma anche di tantissimo lavoro. Capito. Então, o que ele compara è che ele saiu do conservatório di Lugano, che na época era un conservatorinho, realmente. Non menosprezando, ma era molto provincial, assim. Uhum. De repente, ele se encontrava na Juilliard School de Nova York com tantos cellistas, uma competição grande, né, acirrada, e foi um momento de muito crescimento e muito estudo. E como é stato, per esempio, perché New York, ou come è stata questa preparazione per andare a New York? Perguntei già. Non è stato facile. Quando ho fatto il diploma, sì. Solo una traduzione. Eu perguntei già para ele, aproveitando che talvez interessem a vocês, por que Nova York e como ele se preparou assim para, com 18 anos, já entrar na Juilliard. Ma guarda, in quel momento non sapevo dove sarei andato, perché ero un giovane e si fanno diverse conoscenze di diversi maestri. Uno era a Praga, uno era in Germania, uno era a New York. E poi si prova a fare l'esame d'ammissione, ma non si sa mai dove si finirà, perché sì, è importante essere ammessi a una scuola superiore, cosa che è molto difficile, soprattutto oggi, sempre più difficile. Quindi avevo fatto l'esame in diverse scuole e ho potuto poi scegliere alla fine New York, naturalmente è una grande città e per un ragazzo di 18 anni era un fascino grandissimo, chiaramente. Quindi sono andato a New York alla fine. Sì. Então ele explica que quando você tenta estudar em algum lugar, ele, por exemplo, ele tentou ir para Praga, para Alemanha, para Nova York. E ele teve a possibilidade de entrar em Nova York, então ele pôde escolher ainda onde ir. E isso ele fala que atualmente cada vez é mais difícil de você ser admitido, né, numa escola. E
ele teve essa oportunidade. Então, imaginem vocês, um garoto de 18 anos, chegando em Nova York, assim. Foi magnífico. Bello. E quanti anni sei rimasto a New York? Quanto tempo? Sarei stato 2 anni, però avevo la mia ragazza in Svizzera e ho deciso di fare solo 1 anno perché era difficile la long distance. Sì, conosco questo. Devo dire che ho fatto una buona scelta, nel senso che ho fatto 1 anno molto, molto intenso. Sì. Ho preso lezioni ogni giorno dal mio maestro Shapiro, sì. Harvey Shapiro. Sono andato a Broadway, sono andato nei teatri, ho sentito concerti alla Carnegie Hall. Ho fatto tantissimo in 1 anno e poi sono tornato a casa e ho continuato i miei studi a Basilea. Sì. E ho potuto un po' digerire tutto quello che avevo mangiato in 1 anno, no? Quindi è stato 1 anno eccezionale, pieno di enormi esperienze, ho anche conosciuto molto il repertorio di violoncello, ascoltando gli altri, ma poi sono stato contento di ritornare in un luogo più tranquillo per poter poi lavorare tutto quello che avevo imparato. Quindi, questo è importante. Sì. Então, eu perguntei quanto tempo ele ficou, estava previsto para ficar 2 anos, mas como ele tinha a namorada na Suíça, ele ficou 1 ano, só que ele viveu esse 1 ano muito intensivamente. Então, ele tentou escutar todos os concertos que ele pôde, foi no Carnegie Hall, escutar outros cellistas, né? Ele teve aula com esse Ravi Shapiro, é o nome do Shapiro, maestro? Sim. Shapiro. E depois desse 1 ano, ele resolveu retornar para a Suíça. Ele foi para Basel, né? Basileia, no Conservatório de Basileia, onde ele achou que fosse um local mais tranquilo para poder pôr em prática digerir, o que ele tinha assimilado, né? Digerir um pouco o que ele viveu nesse 1 ano de Nova York. Quindi ho fatto ancora poi 3 anni all'Accademia di Basilea. Sono stati molto belli anche quelli con Thomas de Menga, il mio professore di Basilea. Ah, ok. E fino al diploma di solista, quindi a 24 anni poi ho chiuso gli studi ufficialmente. Daí ele ficou 3 anos in Basel, né, in Basileia, con Thomas de Menga, che è un grande cellista. E ele terminou daí os estudos com 24 anos com o diploma di solista, lá in Basel. E dopo sei già entrato in un'orchestra con 24 anni o no? Dopo i primi 2 anni, dopo il finale diploma di solista, ho fatto un po' di audizioni in orchestra, soprattutto come aggiunto, no? Sì. Per poter sostenermi da solo senza chiedere soldi ai miei genitori. Quindi sì. Ho cominciato a lavorare un po' nell'orchestra in Svizzera, in Italia, e già facendo molta musica da camera. Okay. Solo dopo, nel 2000, quindi 2 o 3 anni dopo, ho preso il posto alla Nazionale di Zurigo, in cui sono ancora adesso, dopo 20 anni. Então, daí, ele, depois dos 24 anni, depois di ser formato, ele ficou ainda 2 anni fazendo audições e testes em orquestras da Suíça, bastante cachê também, para se sustentar. E 2 anni depois, ele fez o teste para a Tonhalle di Zurigo e pegou a vaga e ele tá lá desde esse momento até hoje. Até hoje ele vai fazendo sempre muita música de câmera, né? Sim. Questa magari è una delle tue caratteristiche anche, no? Tu ti piace veramente fare della musica di camera, no? Sì, mi piace variare il più possibile nella mia carriera, nella mia attività musicale. Dopo tanti anni mi sono ritrovato ad avere un'attività in orchestra, un'attività parallela di musica da camera, e musica da camera anche io in diverse situazioni, duo con pianoforte, duo con violino, trio d'archi, quintetto ogni tanto, quintetto d'archi. Quindi queste due attività, in più c'è la terza attività che è l'insegnamento, insegnare agli allievi, che è una cosa bellissima, perché ti confronti con un'altra persona e confrontandoti con un'altra persona impari moltissimo di te stesso, no? Cosa che tutti i docenti possono confermare. E dove insegni adesso, in questo momento? In questo momento ho smesso di insegnare, ho fatto 5 anni al Conservatorio di Lugano, ero lì professore, sì. Proprio dove avevo studiato io prima. Sì. In questo momento ho degli allievi privati, ma non tanti, anche okay. Perché appunto il tempo
tra l'orchestra e la musica da camera è già, e la famiglia, che ho tre bambini anche, quindi tutto questo è difficile da coordinare e mettere bene insieme. Então, ele tenta levar uma vida de músico de orquestra, de camerista, de professor também, e ele tem que ainda três filhos, então tem que tentar coordenar tudo isso. E atualmente ele só está dando aulas particulares, ele não está em nenhum posto fixo, né? Ele era professor do Conservatório de Lugano, onde ele tinha estudado anteriormente, e como camerista ele faz bastante, tem um duo com piano, tem um duo com violão, tem um trio de cordas, tem um quinteto de cordas, então é bem eclético essa formação dele. Sim. Eu credo que adesso possiamo passare alle domande. Sim. Carolina Brás tá aqui, deixa eu ver a Carolina. Oi. Só uma pergunta antes de você passar para as perguntas dos alunos, Sim. que são perguntas mais técnicas. Eu queria fazer uma pergunta sobre a carreira dele mesmo. Sim, que... Pedro, vorrei fare una domanda. Well, I can do it in English. In English, okay. So. Oh, yes. But then, please answer in Italian, because I'm really loving to listen. Okay. How it come that... How did it work, the thing that you became an artist from Decca Italia? How came the projects for your CDs? Because they were really great, and it's something that I was always curious to know about it. Like if you presented yourself to Decca or Decca came to look for you, how did it work? Okay. Vocês saberem, eu perguntei para ele como é que funcionou a... Porque é o seguinte, o Matia, ele tem CDs gravados pela gravadora Decca, que é uma grande gravadora. E são bem legais os CDs, vale a pena vocês procurarem. E perguntei como é que funcionou isso. Ele foi até a gravadora foi até ele, era uma dúvida que eu tinha. Ok, thank you. Now, good, grazie. Allora, premessa, il CD oggi non è più il CD perché sta morendo il CD come supporto di plastica, però vuol dire, stiamo parlando di fare una registrazione, di pubblicarla su internet, su Spotify, piattaforme. Io devo dire che ho cominciato a fare alcuni dischi con il mio duo, col pianoforte e violoncello, per delle case discografiche un pochino più piccole, ma molto ben fatte, per esempio la Claves svizzera, sì. Oppure la Guild inglese, che avevano delle produzioni di programmi molto scelti, molto speciali, non si poteva incidere qualsiasi cosa, quindi bisognava convincere e fare una proposta molto speciale, molto alternativa. E ho prodotto 6 CD, credo, per queste piccole, minori case discografiche. E il mio pianista, Massimiliano Mainolfi, con cui suono adesso da 20 anni, ha poi cercato di farci presentare al manager di questa casa discografica prestigiosa, la Universal, la Decca, italiana però, di Milano. E abbiamo invitato a un nostro concerto un loro collaboratore e abbiamo fatto un bel concerto, siamo piaciuti. E quindi c'è iniziata la collaborazione, ci hanno fatto una proposta per un CD, volevano vedere se il CD era buono o meno, e quindi un passo dopo l'altro, piano piano, siamo arrivati a fare tre bei CD alla Decca. E non ci sono delle ricette, ma ci sono semplicemente, bisogna presentare il meglio di se stessi, bisogna fare una buona proposta di programma e sperare che il produttore ti scelga o ti prenda per una prova, e se funziona bene magari hai una seconda chance. Ti lascio tradurre? Sì, credo di sì. Scusa, era un po' lungo. Tutto. No, fa niente. Ele falou assim que ele começou com as pequenas... Na verdade, ninguém mais produz CD, né? Atualmente, ele está fazendo gravações para plataformas como Spotify, todas as que a gente conhece. E
que na verdade ele começou pequeno, com as pequenas gravadoras. Então tem, a, por exemplo, a Clavis e a Guild. A Clavis é uma gravadora suíça e a Guild é uma, a Guild é uma gravadora inglesa. Inglês. Eles começaram a fazer, eles fizeram 6 CDs com o pianista deles, dele, né, que é Maximiliano, não me recordo o nome. Mainolfi. 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 Sim. E daí o Maximiliano teve a possibilidade de se apresentar para um dos managers da Decca Universal, né, de Milão, na Itália, e daí eles tiveram a oportunidade de se apresentar, fazer concertos para os managers da Decca, que gostaram bastante do projeto e eles foram selecionados para gravar. Então, o que ele diz, na verdade, é que você tem que ter uma boa... Logicamente, você tem que estar bem preparado, ter uma ótima proposta e para tentar... se apresentar para essas gravadoras e é mais ou menos isso, più o meno questo, credo. Sì, più o meno questo. Vorrei aggiungere che per me portare un programma a livello di poterlo registrare per un CD o per la radio è uno stimolo molto importante, cioè devi riuscire ad avere una preparazione talmente buona e sicura e solida che quindi il processo di registrare un CD è molto molto importante all'interno della mia maturazione come musicista. Ah, sono state delle tappe molto decisive, la preparazione dei CD, cercare di alzare il livello il più possibile e essere il più solido possibile. E gli fala che per você chegar ao nível di gravare un CD, né, è un processo di amadurecimento molto grande na carriera. Tecnico e musicale anche, no? Técnico e musical, né? Então, isso eleva, né, os teus estudos, na verdade. Você se aprimoriza ainda, tendo esse objetivo, né, de chegar a gravar um CD. Que, na verdade, é o máximo, né, de qualidade, eu imagino. Sim. Muito obrigado. Grazie. Carolina. Tá aí a Carolina? Não sarebbe più. Ciao Carolina. Pedro, não seria o pessoal, seria mais legal o pessoal aparecer assim para eles mesmos fazerem a pergunta? Seria mais simpático. Carolina, acho, né? Pode ser, acho que ela abriu a câmera aí. Carolina. A câmera, Carolina, abre seu microfone. Uau. Ela tá aqui. Numa discoteca? É o quarto. Luzinha de Natal, ah, fora de uau, época. Okay. Legal. Você quer fazer uma pergunta? Tá muito escuro? Não dá para te ver, mas... Pronto, acho que assim está melhor. Sim. Você chegou a tocar para o professor Matia ou não? Não. Não? Ah, pensei que sim. Então, você quer fazer a tua pergunta e eu traduzo ou você quer que eu faça a pergunta? Ah, pode fazer, que eu já esqueci o jeito que eu formulei a pergunta. Aham. So, Matt, come è la tua relazione tra il cello e la musica? Di fuori la questione professionale, ma più la personale, così. Deixa in portoghese, né? Come il professore enxerga la relazione tra ele e il cello e la musica? Fora a questão profissional, indo mais para o lado intrínseco. Uma bela domanda. Uma bela questão, ele falou. Grazie. Quello che io vorrei raggiungere come scopo personale è che il violoncello sia solo una parte di me, cioè che sia una cosa naturale, non uno strumento esterno, ma un tutt'uno, un'unità con il mio corpo. Che gli gostaria, no? Che acontecesse è che un strumento sia una parte del corpo dele, non un strumento a parte del corpo. Infatti anche il modo di suonare, il fatto di non dover guardare la tastiera, no? Ma poter chiudere gli occhi ed essere un'unità con lo strumento, è importante per me. O fatto di non ter che ficar olhando, né, os dedos, o espelho, né, que fala, e poder Perfeito. Fechar os olhos e tocar,
é o objetivo dele, que, não, que, que o instrumento e o corpo se unam, assim. Inoltre, per me il violoncello è la possibilità di espressione, cioè qualsiasi strumentista dovrebbe avere questo rapporto con il suo strumento. Voglio dire, se suono un pezzo di Tchaikovsky, la voce di Tchaikovsky del mio violoncello dovrebbe essere quel romanticismo succoso col tanto vibrato e il suono molto, molto pieno. Se invece suono, per esempio, una canzone di Sting e voglio col mio violoncello imitare la sua voce, allora il violoncello diventa una voce molto più vellutata, senza vibrato. Capisci? Quello che mi piacerebbe raggiungere è ad avere uno spettro di suoni e di espressione col mio violoncello che è praticamente infinito. Quindi se suono Shostakovich ho un certo tipo di suono. Se suono un pezzo jazz che mi ricorda Miles Davis con la tromba, con la sordina, allora devo cercare di imitare quel suono e quello è la mia immagine sonora che posso magari imitare con lo strumento. Quindi il violoncello in questo caso diventa uno strumento di ampissimo raggio musicale. Il violoncello ele tenha diversas vozes, né? Um modo de expressar, é così. Diversi tipi di voce, sì. Se ele for tocar, por exemplo, Tchaikovsky, que seja uma voz romântica, se ele for tocar Miles Davis, que ele imite um pouco os trompetes. A trompa com a sordina. Sim, com a sordina. Então, que seja... que ele consiga se imitar várias... Que tenha várias possibilidades de voz, né? Sim. De expressão. Forse tanti anni fa, negli anni 30, per esempio, ai tempi di Casals, c'era il suono di Casals, magari. Invece oggi siamo arrivati ad avere tantissimi suoni, tantissimi stili di musica sul violoncello, se parliamo del violoncello. Siamo molto più differenziati nello stile e questo mi piace molto. Ele diz que, por exemplo, nos anos 30 do século 20, né, tinha o som de Casals, 40, né, naquela época. E atualmente a gente chegou uma variedade. Num modernismo, né, numa variedade de sons que ele prefere atualmente, que dá para várias possibilidades com o violoncelo. Sim. Quindi oggi nel nostro modo di suonare, nel nostro gusto, è molto importante lo stile musicale, lo stile storico della musica che suoni, quindi sapere suonare in stile barocco, suonare in stile romantico, in stile impressionista, in stile jazz, quindi questo è molto molto bello. Attualmente la cosa più importante è saper toccare con stile, né? Saber toccare no stile barocco, saper toccare in stile moderno, então se adaptar ao estilo. Sì. E ogni stile di musica ha i suoi ingredienti musicali, quanto vibrato, quanto tipo di accento, di aggressività nel suono. E quindi oggi siamo molto, molto stilbewusst, consapevoli dello stile. E a cada stile di musica tem vibrato che adeguato, sonorità, eccetera. E attualmente ele diz che ele tem muito mais sabedoria quanto ao estilo, che stile utilizzar in cada momento. In cada interpretazione. Che stile, sì, sì. Ecco, per me questo è il violoncello, è una cosa molto aperta. Per lui è isso, il violoncello, una cosa molto aperta. Tá bom, assim come risposta, se gostaria di alguma cosa, Carolina Max? Tá bom, sim. Va bene, salute. E quali sono le maggiori mudanze? Quali sono le grandi cambiamenti professionali o personali che col passare degli anni che tu hai sentito così? Che hai vissuto? Nella mia vita, dici? Nella mia vita di musicista? Quais foram as maiores mudanças profissionais e pessoais che você percebeu durante os anos tocando per i brasiliani? Ma sicuramente, passando gli anni, cambia il rapporto tra me stesso e il modo di lavorare, sicuramente. C'è una certa maturità che arriva. Mi ricordo quando ero giovane, studiavo tanto, ma ero poco concentrato, mi distraevo facilmente, suonavo magari molto senza risolvere veramente i problemi.
tecnici. Un minuto, solo un minuto, così diventa più facile. Ele fala que a grande mudança, com certeza, é que agora ele tem essa... Está mais maduro, logicamente. Quando ele era jovem, ele tocava muito, mas completamente desconcentrado e sem foco, e etc. Caótico. E, né? E agora tem essa mais maduro. Poi devo dire, quando sono nati i miei bambini, quando ho avuto i bambini piccoli, quando nasceram os filhos, riorganizzare il mio tempo, perché c'era molto tempo per i bambini, per la famiglia, per aiutarli, no, riorganizzare completamente o calendario dele per aiutare famiglia, ecco. Studios, orchestra, lavoro, eccetera. Quindi con i bambini avevo meno tempo per lavorare e ho avuto bisogno di capire come sfruttare al massimo meno tempo. Quindi bello, questo per me è stato molto importante. Quando sono arrivati i tre bambini, due erano gemelli, quindi doppio lavoro, è stato un momento di riflessione e di crisi, ma poi ho cambiato il mio modo di lavorare e ho fatto un salto in avanti. Questo è stato importante per me. Então, ele fala o seguinte, che ele teve que reaprender a se organizar e extrair o máximo dos momentos que ele podia estudar, porque... Ele teve um filho e depois chegaram dois gêmeos. Então, é bastante trabalho, né? E para organizar isso. Isso aconteceu na minha vida pessoal também, quando eu tive meus filhos. Muito belo. Questo è stato un cambiamento importante, sicuramente, nella mia maturazione durante la vita. L'arrivo dei figli è un momento molto difficile, molto bello, ma molto... Difficile. Traumatico quasi, molto difficile da risolvere per tutti, sicuramente. Então, ele acha que isso foi uma das grandes mudanças na vida dele, que é a chegada de filho, é um momento de bastante ele falou felicidade. Até felicidade, mas também traumático. Ma anche di paura e di terrore. Mas também de medo e de terror, assim, né? De toda essa novidade. Então, basicamente isso. Vedo un'altra domanda qua. Se c'è un metodo di studio ideale, se tu credi che esista un metodo di studio ideale, come lei acredita che sia un metodo di studio ideale? Allora, io vedo... Posso parlare dei miei allievi che ho conosciuto durante la mia carriera di insegnante. Ele vai falar un poco dos alunos dele che ele teve. Quando c'erano dei problemi di difficoltà di rapporto con il loro strumento, è perché avevano una base non solida, cioè una base su cui non potevano fidarsi. Quando c'era un problema con il strumento, era quando os alunos non c'erano una base solida. La base iniziale. Devo dire, Io ho avuto la grande fortuna che il mio primo maestro, con cui ho lavorato per i miei primi 10 anni, era molto ma molto severo e mi ha fatto fare tutti gli studi di Popper, i piatti, i capricci di piatti, 2 volte. Prima letti per capire come funzionavano e poi a memoria una seconda volta tutti i 40 studi di Popper. Quindi questa era una base che mi ha sempre dato solidità, cioè sono molto contento di avere questo passato così severo. Ele teve a chance ou a sorte de ter como primeiro professor dele, que ele trabalhou durante os 10 primeiros anos, um maestro muito severo, né? Um professor muito severo que fez ele fazer japonês. Era um japonês e sim. Fez ele fazer os estudos de Popper e Piatti. E Piatti. Por Popper duas vezes. 40 estudos. Os 40 estudos de Popper, duas vezes, sendo a segunda vez, todos de memória. A memória então, e musicalmente ricercato. Musicalmente, quindi... sim. E eu me recordo que l'ultimo giorno, quando ho finito tutti i 40 studi di Popper, e quando ele terminou os 40 volta, estudos de Popper, pela segunda vez, mi ha detto, ecco, adesso tu puoi suonare tutto quello che vuoi col violoncello, perché hai la base. Quindi o professor è stato falou un momento que... importante.
depois de ter feito todos esses estudos de Popper, que ah, agora você poderia, pode começar a tocar o que você quiser, porque você tem uma base sólida. Sì, quindi è importante creare una base solida su cui poi durante la tua carriera di musicista puoi sempre dare fiducia, puoi essere sicuro che la base c'è e quindi puoi costruire la musica sopra. È importante avere questa base solida per você depois, durante la tua carriera, poter fare o che você quiser, né? Ma la base está lì, la base está solida. Molto quindi bene. Questa è una cosa molto importante per me. Adesso passiamo per Thiago Cantè, con te. C'è il Thiago, tá aí? Cadê Thiago? Oi. Ciao Thiago. Tudo bem? Deixa eu ver Thiago, onde está você? Tudo bem, eu tô esse é o problema. Sim, sim, tudo bem. Você quer fazer a pergunta? Você lembra da pergunta? Eu lembro que Sinto que muitas vezes meu estudo vira uma repetição de escalas e métodos de forma mecânica e sem consciência. Como ter certeza que tive uma boa sessão de estudos? Lui domanda così, che lui dice, no? Che tante volte lui ha la sensazione che i suoi studi a casa sono una ripetizione di scale e metodi, tante volte tanto meccanico e senza consenso. E come avere una consenso che gli studi sono stati ben fatti così? Ben fatti. Bene. Sì. Allora, questo è molto importante. Riuscire sempre, quando ti siedi a studiare col violoncello, di essere creativo e molto critico con te stesso. Tentare essere creativo e molto critico con você mesmo, sempre. Cioè, io spesso, quando studio, penso di essere davanti a un pubblico e cerco di ascoltare quello che io do a chi mi ascolta. Sempre, quindi, quando capire... ele studia, ele tenta... pensar que ele está tocando para alguém, para um público. Para um público. E tentar pensar que esse público esteja ouvindo também. Ouvir com os ouvidos desse público, os estudos. Questo credo che sia importante, così quando suoni sei concentrato molto di più, perché essere a casa e fare andare solo le mani senza essere esattamente lì con la testa serve a poco, è tempo abbastanza buttato via. Não. Ele acha que é um tempo perdido se você não estiver concentrado e só estiver tocando com as mãos. É um mecanicamente. Mecanicamente não adianta nada, não vai adiantar nada. É importantíssimo sempre ascoltare il tuo suono e la tua intonazione, essere molto critico e non lasciare scappare niente. Cioè, quando senti un errore, fermare, tornare indietro e suonarlo perfettamente, in modo da eliminare ogni imperfezione cronica. Tem que ser muito crítico com você mesmo e se você erra, parar imediatamente e tentar refazer tudo de novo. Tem que ser muito pulito, crítico. Però, fin que arriva pulito. E muito limpo também, né? Deixar tudo muito limpo. Senza lasciare imperfezioni andare senza essere veramente severi. Perché solo così tiri su lo standard di precisione a livello tecnico e a livello musicale, quindi tirando tutte le imperfezioni, né, e sendo molto severo con você mesmo, para só assim crescer o teu nível musical. E poi anche sapere esattamente cosa vuoi, cioè avere uno scopo ben preciso di estetica e di musicale, così che puoi lavorare per raggiungere quello scopo e sai esattamente dov'è il tuo orizzonte. E depois saber o que você vai querer, onde você quer chegar. E saber quais são os teus horizontes também. Tá? Per quello è importante, secondo me è molto importante ascoltare anche gli altri, ascoltare registrazioni di bravi violoncellisti per ispirarsi, per capire dov'è il loro livello e cercare di raggiungerlo. È importante também ouvir muitos outros violoncellistas para tentar entender o nível também, qual o teu nível que você está e tentar chegar ao nível desses outros. Penso que é questo, não? Se é questo, va benissimo. Adesso Cassiano Sampaio. Tá aí o Cassiano? Cassiano. Oi, tô aqui. Tudo bem? Tchau. Tudo bem. Olá, tudo bem.
Você sabe as suas perguntas ou quer que eu faça as perguntas? Eu posso fazer. Eu coloquei três. Você está com qual delas aí? Todas as três eu estou aqui. Ah, eu queria começar com essa aqui, então. O que pode nos ajudar a transferir nossas ideias musicais e sonoras para o instrumento? Uhum. Isso é mais na questão de construção de som mesmo que eu perguntei. Sim, Mati, pensando alla sonorità, cosa possono aiutare con le nostre idee musicali e per la sonorità dell'strumento, qualcosa del genere? Come trasferire? Se ho capito bene. No, come trasferire le nostre idee musicali? Nel suono. Nel suono dell'strumento, esattamente. Yes. Ma come violoncello abbiamo sempre quell'alchimia tra arco, tra velocità dell'arco, peso dell'arco, posizione dell'arco della corda, no? Più al ponticello, meno al ponticello. E nella mano sinistra. No violoncello, a gente tem essa alchimia da velocità dell'arco. Peso dell'arco e... Il peso dell'arco e poi la posizione dell'arco, più al ponticello o meno al ponticello. Mais al ponticello. Questi tre fattori, sono molto collegati con l'intensità del vibrato della mano sinistra. Sono collegati con il vibrato della mano sinistra. Sono molto collegati, quindi con questi tre, quattro variabili noi possiamo raggiungere qualsiasi tipo di intensità e di suono. Com essas quatro variáveis, aí vocês podem ter todas essas... como que é? Toda a intensidade diversa da música. Todas as intensidades diversas da música, desculpe. E poi anche appunto la dinâmica, più peso, meno peso sulla corda. Dinâmica com mais peso, menos peso na corda. Più crini, meno crini, con tutti i crini dell'arco, oppure un po' meno. Mais sono tante variabili. Sono tantas variáveis. Variações. È una cosa molto tecnica, però dobbiamo collegare la tecnica al nostro orecchio. Você tem muitas coisas técnicas, mas você tem que fazer essa ligação com a tecnica e orelha e audição também. Quindi, se tu hai un'idea nell'orecchio, un'idea di suono, la realizzi combinando in modo diverso questi elementi. Se você tem uma molto semplice auditiva, aí você pode combinar e tentar fazer isso com o arco, com as mãos. Com questi elementi. Com esses elementos, desculpa. Sim. É difícil da spiegare in modo teórico, chiaramente. Però, alla fine mi sono accorto che gli elementi che combiniamo ogni giorno per creare mille suoni sono sempre gli stessi. Ele acha que os elementos para combinar mil sons, assim, muitos sons, são sempre os mesmos, são sempre estes mesmos. Quindi l'intensità della musica viene naturalmente dalla tua musicalità, però attraverso questi elementi tecnici. A intensidade da música vem, logicamente, desses quatro elementos. Quattro, cinque, sei elementi, sì. Quattro, cinque, sei elementi. Ma è troppo teorico questo, dovrei farlo sentire col violoncello, sarebbe più facile. Se vuoi fare qualcosa, qualche esempio, se puoi farlo, va benissimo anche. Magari dopo andiamo di là, devo spostare un attimino qua. Ah, ok. Ma... Ele falou che talvez mais tarde ele vai fare algumas demonstrações con il violoncello, daí ele vai ter che mudar di lugar. Il problema con lo zoom, che il suono è molto difficile da creare bene, si capisce poco. Tem o problema do zoom também, che non dà per motivi di tecnologia, non dà per percepire tantos detalhinhos, assim, digamos. Né? E un'altra domanda è: che consigli daresti per suonare con quel corpo più libero di tensione, così. Che ci consiglia per toccarmi con un corpo libero di tensioni? Altra domanda. Suonare con il corpo rilassato, soprattutto le spalle, è importantissimo. Principalmente os ombros,
tem que ser relaxados é muito importante. È veramente importantissimo perché appena hai un muscolo in tensione nel corpo, anche nelle gambe, nei piedi, se sei magari così sui piedi, che se tiver algum dos músculos no corpo inteiro non rilassato, né, può essere até no pé. Si sente subito nel suono e non puoi rendere quello che puoi rendere. Isso vai refletir no som e non vai poter rendere o che você gostaria di rendere. Sì. È importante che il maestro che sente l'allievo capisca subito se ci sono delle tensioni, per esempio nella gamba, se i piedi non sono bene per terra, bene al terreno. È importante che il professore che esteja acompanhando perceba se o aluno está com alguma tensão na perna ou mesmo no pé, se não está com a posição do pé boa no chão e advirta. Io mi ricordo che quando suonavo, o diciamo la tendenza è quando suono qualcosa di difficile, per esempio Haydn in re maggiore, la mia spalla tende ad alzarsi, quindi a rigidirsi. Ele percebe que quando ele toca alguma coisa mais difícil ou mais impegnativa, ele deu o exemplo do Haydn em ré maior, o ombro direito dele fica mais rígido, sobe um pouco. Se invece riesco, mentre studio, a rilassare la parte che si è rigidita mentre suono, è proprio uno degli scopi dello studio, è riuscire a raggiungere la stessa cosa ma senza nessuna tensione. E questo è importantissimo. Se ele consegue relaxar durante o estudo, né? Ele fala que esse é um dos pontos do estudo, tentar relaxar já no estudo. Isso vai ajudar bastante na performance. Per me, quando suono in concerto, una delle cose che tengo sempre sotto controllo, oltre all'intonazione, il tempo, è proprio i muscoli del corpo che siano rilassati. Se sono rilassato, ho molto più suono che esce. Quando nos concertos, né, uma das coisas que ele fica pensando também, além da afinação e etc., é se ele está relaxado. Porque ele estando relaxado, ele vai produzir muito mais som, vai ter muito mais sonoridade. O suono esce più facilmente. O som sai, né? Reflete. Ogni tanto mi rendo conto che quando arriva un passaggio difficile, il corpo si tende e quindi devo fare un contro ordine di non tendersi e quindi il passaggio non viene sporco se sono rilassato. Se invece mi tendo, faccio qualcosa di brutto. Ele compara, né? Se está chegando uma passagem mais complicada, ele naturalmente, como todos nós, ele fica mais rígido, só que ele tem que fazer um trabalho inverso de mental para ele se relaxar para tocar bem. Senão vai ter um problema, vai ser um problema tocar essa passagem. É importante. Questo, no? Come tu pensi la distribuzione e l'equilibrio di peso, velocità del braccio destro con l'arco e la corda? L'arco e la corda, sì. Sì, è quello che dicevo prima. Sono quegli elementi che noi variando creiamo mille sonorità diverse, no? Devo dire che la specialità di Harvey Shapiro, il mio professore di New York, era proprio il rapporto tra arco, velocità e peso e vibrato. Il tipo di vibrato era connesso direttamente con la velocità dell'arco. Quindi era assolutamente sincronizzato. Questo era incredibile. È stato un mondo di... A especialidade do professor dele de Nova York era exatamente essa comparação entre arco, vibrato e peso. É questo? Do arco. Sim. O peso é a intensidade del vibrato. A intensidade sono molto connessi. É importante questo, ma bisognerebbe farlo sentire dal vivo, più che dirlo in teoria. Que todas estão, tem essa conexão, né? Tudo está conectado, essas três variantes. Luiz Felipe Prado, tá aí o Luiz Felipe? Que ha suonato per me l'altra volta? Ah, sim? Lui? Ah, lui é qua, sim. Vero. Lo vedo adesso. Oi, Luiz. Tchau, Luiz.
Oi, claro. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é como que é a preparação dele antes de um recital, de um concerto ou de uma prova, né, de um solo em geral, pensando na questão da performance. Como ele se prepara para que o nervosismo, a questão do palco atrapalhe o menos possível ele? Okay. E depois eu faço a segunda pergunta. Peraí, primeiro. Então, lui vuoi sapere come tu ti prepari per un recitale o un concerto pensando di non essere nervoso. Nervosismo. Ecco, ho capito. Questo è importante, la preparazione psicologica prima di un concerto per non essere teso e non essere esattamente avere i nervi. Ecco, per me, nella mia esperienza, se io so di aver lavorato abbastanza, di essere pronto, se sa di stare pronto, di aver studiato abbastanza, se la coscienza è a posto, la coscienza, il nervosismo scende. Ele il nervosismo scende prima. Se invece non ho avuto tempo, oppure ho studiato dei passaggi non abbastanza e lo so, il nervosismo sale. È proprio collegato. È incredibile, ma è così. Se ele sabe che ele estudou assim mais ou menos, as passagens estão lidas mais ou menos, o nervosismo vai subir com certeza. Sì. D'altra parte, secondo me può aiutare se quando studia già pensa, si mette psicologicamente nella situazione del concerto, cioè pensa di suonare in concerto, quindi già esercita le emozioni della performance dal vivo, davanti a un pubblico. Aquilo che lui disse anteriormente, quando sei studiare, pensare di stare toccando per un'audienza, di stare na frente do pubblico, isso ajuda bastante. Mm-hmm. Quindi saper gestire certe emozioni che sono quelle che arrivano nel momento della performance, no? La dinamica, l'intensità. Saber controllare essas emoções, né? Antes di... Non solo controllare le emozioni, ma anche saper gestire, gestire quel tipo di emozione più forte. Gestire, no, ma volevo dire piuttosto utilizzare, che... Utilizzare, gestire. Utilizzare al meglio, con sì. Il controllo delle emozioni, sì. Sì. Então, e secondo me in quel caso il nervosismo scende perché ti senti più a tuo agio. Sai che hai lavorato a casa, hai fatto i compiti... E poi puoi fare musica, puoi dimenticarti di tutto quello che hai lavorato. Então, saber utilizzare queste emozioni, non só controllare, ma utilizzare per teu proveito proprio, né? E saber se controllare. Uh-huh. Porque ele fala di sempre tentar studiare al massimo e tal, o massimo sicuro antes di tocar. E soprattutto anche saper gestire. I punti di massima intensità, perché quando studiamo spesso suoniamo in modo più neutro, invece davanti a un pubblico tutto viene potenziato, cioè le dinamiche vengono aumentate e quindi essere in grado di controllare il massimo della potenza, di non spaventarsi quando sei davanti a un pubblico e quindi suoni in modo più intenso. Devi essere già capace di studiare in modo intenso, così che sai gestire l'intensità. Capisci cosa intendo? Sì. Quando você for estudar, já pensar no modo mais intenso, assim, que você está tocando para uma plateia. Porque mesmo quando você for tocar em público, mesmo as dinâmicas vão ser outras, né? A sala de concerto vai exigir mais som, provavelmente. Então, estudar tudo isso já em casa. Uhum. Tentar... já nos estudos, mesmo que você estude numa salinha muito pequena. In più, per me personalmente, la ricetta per diminuire il nervosismo è la routine, cioè aver fatto tanti concerti. Più concerti faccio, più mi sento a mio agio in quella situazione. All'inizio ero un ragazzino molto timido, avevo una paura incredibile dei concerti e più che faccio esperienza di concerti, più che diventa un momento normale, naturale, bello, un momento che voglio vivere, essere davanti a un pubblico e raccontare qualcosa di musicale. Quindi più concerti che fai... Quanto mais concerti você faz, logicamente, mais você vai estar abituado a isso. Ele conta che quando ele era un menininho, ele era molto tímido. E atualmente ele gosta dessa experiência
de contar uma história musical para o público, de estar presente no público. Né? Diventa natural, diventa um tuo elemento. Uma coisa que fica natural, né? Uma coisa que você começa a gostar de fazer. Então, tentar achar essa rotina. Né? Perciò con i miei allievi io consigliavo veramente spesso, e anch'io organizzavo per loro, il più possibile di fare delle performance davanti a un pubblico, suonare tantissimo, perché più si suona, meno è il nervosismo, questo è sicuro. E ele come professore, ele tenta organizzare o massimo possibile di apresentações para os alunos dele. Então, ele tem essa filosofia, quanto mais você se apresenta, mais você vai estar abituado a fazer isso. Sì. E per esperienza di pubblico intendo qualsiasi cosa. Io ho suonato moltissimo con mio papà, nelle piccole sale, in teatro, ho suonato nelle strade, con davanti un cappellino, in tutte Bello le questo. Situazioni possibili, ma ogni volta che suoni io mi sento un pochino più forte, un pochino più con la pelle un pochino più dura, no? È una cosa molto evidente. A experiência de tocar em público é qualquer experiência. Não, não pense que é só tocar num teatro, numa sala de concertos. Ele tocou na rua com chapéu na frente para ganhar dinheiro, tocou com o pai dele. Então, qualquer experiência é tocar em público. Mesmo tocar assim para tua família. Pra, né? Então, sim, anche. Não pense que é só as grandes salas de concertos. Anche... Capita che suono per un collega di orchestra, che gli suono un pezzo di Bach per fargli sentire, e anche quello è suonare in pubblico. Quello è un modo per vedere a che punto sta la mia preparazione. Quindi sì. Anche con i colleghi, gli amici, la famiglia, tutto va bene. Então, por exemplo, outro esempio che gli dà di toccare in pubblico è, per una preparazione, ele toca pro collega di orchestra dele. Isso ele considera toccare in pubblico. Né? Então, todos esses são exercícios, né? E qual é a outra questão, Luiz? Não, Cassiano, desculpa. Não, quem é o Luiz, né? Isso. Luiz. A outra pergunta é, o Shapiro é um dos grandes estilistas do século XX, né? Quais foram os principais aprendizados, assim, que mais marcaram ele nesse um ano que ele teve com o Shapiro na Juilliard? Quali sono stati i più marcanti insegnamenti di Shapiro nella tua esperienza alla Juilliard? Sono stati tantissimi, è difficile elencarli tutti. Difficile parlare di tutti, sono molti. Era molto duro, era molto era un duro molto con le persone. Duro. Era capace di disfarti, farti a pezzi e poi ricostruirti. Io sono stato... veramente disfatto come violoncellista. Destruía os alunos e depois eles reconstruía, mas era um cara muito duro. Sì. E se c'erano degli alunni deboli, uscivano dalla porta piangendo e non tornavano più. Invece se uno aveva voglia di ricostruirsi e andare a casa a lavorare, era ottimo. Tinha casos de alunos que mais frágeis assim que saíam chorando e não voltavam para as aulas. Então você tinha que ter essa vontade de se reconstruir, né? De se formar. E poi il gusto, lui quando suonava era un poeta, e quindi io l'ho ascoltato tantissimo suonare e mi ha dato un'ispirazione infinita, mi ha dato tantissima voglia di diventare migliore. Ele, para ele, quando o Shapiro toccava, ele era come un poeta, então deu muita inspiração para ele. Anche perché dava vontade di ficar melhor ainda, dava vontade di ficar melhor ainda, studiare. Anche perché lui era uno degli ultimi della vecchia generazione, lui aveva 89 anni, quindi era uno dei stilistas da geração mais velha, ele já tinha 89 anos na época. C'aveva quella aura del suono che ricordava ancora Heifetz per violino, Feuermann, Piatigorsky, tutti questi vecchia generazione, Casals sicuramente anche. Che oggi è sparita, non c'è più, sono tutti morti questa generazione. Tutta questa generazione, né? Come Heifetz, Casals e Feuermann. Feuermann, era un museo vivente così. Sì, aveva un bagaglio incredibile, aveva lavorato con Toscanini, con Kuzewiczki, tutti questi.
Tu tinha trabalhado com Koussevitzky, tinha trabalhado com Toscanini, então Toscanini. Era uma lenda, né? Uma lenda. Bruno di... Walter. Con Bruno incredibile, Walter. Quindi era un ponte con il passato, era fantastico. Era fantastico, era molto buono. E credo che l'ultima domanda adesso. Ultima pergunta è do Diego. Tá aí o Diego? Oi. Tudo bem? Tudo bom. Ciao, Diego. Tudo bem. Quer fazer a tua pergunta? A minha pergunta é qual foi a maior dificuldade que ele teve até hoje na carreira como violoncelista? La maggior difficoltà che hai avuto come cellista nella tua vita fino adesso. Scusa, non ho capito l'inizio. Cosa mi dici? Qual è stata la maggiore difficoltà della tua carriera come cellista? Ma io devo dire, sono stato fortunato fino adesso. Ho avuto una carriera abbastanza senza grossi problemi, senza grosse pietre in mezzo alla strada. Até agora ele pode se considerar um cara mais sortudo, porque não teve grandi problemi. No, sono stato fortunato perché ho potuto sempre vivere di musica e vivere della mia passione. Però devo dire che il mondo di oggi è un mondo molto, molto crudele, molto anche impietoso. Cioè, è un mondo che vuole i grandi nomi, cioè le star. Se uno è una star, ha le porte aperte, va a suonare, c'ha milioni di click su YouTube. Io se metto un video su YouTube c'ho 1000 click, 300 click. È difficile. vuoi dire un po' come Hauser? Quello che mi dispiace è che oggi si considera il numero di click la qualità di una persona, di un violoncellista, di un musicista. Sì, questo è molto, molto pericoloso. Quindi sì. A me piace la mia dimensione, perché è una piccola dimensione. Io suono spesso in concerti in cui arrivano 100, 200 persone, non di più. Però mi interessa che chi viene al mio concerto torna a casa che ha avuto un'esperienza particolare, bella, e torna a casa con qualcosa di dentro che l'ha toccato, no? Un'emozione, qualcosa. E per me questa è la cosa più importante. Non è chiaramente avere il sogno di suonare in uno stadio per 20.000 persone e far tanti, tanti soldi. Questa è una realtà che oggi c'è, ma non è la mia. E non è neanche quello che vorrei, per fortuna. Cioè, mi piace la dimensione cameristica, piccola, ma con un rapporto tra il musicista poeta e il pubblico che apprezza la musica dal vivo e il calore umano. Ele acha che, infelizmente, il mondo attuale ele si baseia in cliques na internet. Então, isso infelizmente vem confundido com a qualidade do instrumentista. E não é nem isso que ele gostaria, né? Então, ele sempre fala que ele é um cara muito sortudo, que até agora ele não teve dificuldades, ele pôde viver de música, que é uma das suas grandes paixões, e tudo deu certo até agora. Mas que ele vê... Não é nem o sonho dele tocar num grande estádio ou ter milhões de visualizações dos vídeos dele, mas sim quando ele toca para uma plateia de 100 a 200 pessoas que todos retornam a casa felizes de terem tido uma experiência diferente. Uma emoção diferente. Sim. Então, é basicamente isso. Né? Que para não confundir qualità con clicks. Ecco, questa è la dimensione che mi piace. E poi è chiaro che quando suono con l'orchestra abbiamo una dimensione più grande, le sale sono più grandi, ci sono più persone, ci sono grandi solisti di grande fama. Daí quando ele toca con l'orchestra è già un'altra cosa. Aí sim, tem uma proporção maior. Né? Tem tocar con solistas di grandes nomes e in grandes locais, para grandes públicos. Però appunto la missione così musicale che uno può, nella mia dimensione, nella mia piccola dimensione, è appunto quella di fare musica, cercare di avere un livello personale di preparazione il più alto possibile,
e quindi di vivere la propria passione come lavoro. Quindi se uno che fa il violoncellista riesce a fare questo di mestiere e vivere solo di questo e concentrarsi sulla sua musica, credo che sia già un bellissimo risultato oggi. Para isso ele já está muito feliz de conseguir viver da paixão dele, que é a música, e sempre buscando um nível de execução muito bom. Più possibile, più buono possibile. Poi. Sim, o melhor possível, né? O melhor da medida. Sim? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se siamo già... Per me non c'è problema, se c'è ancora qualche domanda possiamo ancora... Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor Pedro quer falar algo? Pedro, sim. Tchau. Mas espera, acho que tem umas perguntas antes. Carolina, pode falar. Eu queria perguntar se ele se imagina fazendo alguma outra coisa fora da música. Se ele não fosse violoncelista, o que ele seria? Ou se ele imagina a vida dele daqui pra frente sem música ou sem o violoncelo? Se tu imagini la tua vita senza fare musica, o se sì, cosa sarebbe? Sarebbe difficile, senza musica sarebbe una cosa molto vuota per me, ma... Per me sarebbe molto vazio una vita senza musica, o senza fare musica. Io ho tanti hobby, ci sono tante cose che mi piace fare, mi piace leggere tanto, mi piace andare... Hobby. Como andare nei boschi con la bicicletta, con i miei bambini. Mountain bike, li gosto. Nella natura, è importante. La natura. Da bambino io volevo fare il veterinario, il dottore degli animali. Quando ele foi criança, ele queria ser veterinario. La mia strada è andata nella musica e... Ma daí começou com a musica e fino adesso. Fino adesso. Poi, chiaro, la musica ha tantissime sfaccettature. Per esempio, io una parte della mia... carriera e anche organizzatore di concerti, quindi se non dovessi più suonare io magari andrei più in quella direzione, ma comunque senza la musica non credo di poter vivere. Ele tem uma outra carreira também que ele organiza concertos, né? Mas ele acha que sem a música ele não saberia viver. Oppure l'insegnamento a livello più ampio, non so, insegnare la letteratura o insegnare a qualcun altro quello che ti appassiona è comunque una cosa che un po' fa parte della musica per me. Adesso insegno violoncello, ma potrei, visto come con l'esperienza dei miei bambini, si potrebbe insegnare altre cose, sarebbe un'esperienza bellissima lo stesso. Ele poderia ensinar literatura também, mas é com a música no momento. Grazie mille. Mais alguém? Grazie. Peter. Olá, professor. Hi, Matt. I just would like to thank you again for sharing your time, for sharing Dean, all your... It's a pleasure. And nice questions. And thank you for translate, dear Michel. That's with Michel. It was very hard. It's another job, it's not playing the flute. It's another job, esattamente, un altro trabalho, non è un trabalho di flautista. Ai, it was very hard, but it was a pleasure to have you here with us. Thank you so much, grazie mille. In behalf of Instituto Baccarelli, thank you, really. It's very nice to see such a high-level musician who plays so wonderfully beautiful. To share your time and experiences with us. Thank you very much. Thank you. And see you next time. Yeah? The next time. We keep in touch. Sure. Okay. Schönen Abend. Okay. Stay healthy. Thank you. Yes. Yeah. Muito obrigado, Michel. Hard times now. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Es ist Nacht hier. Yeah. Hier fast. Yeah, bye. Michel is also... Geral, cito. Tchau, gente. Boa noite. Bye, pessoas. Tchau. Alla prossima. Grazie. Obrigado. Tchau. Buona serata. Tchau.